controller che poi permettono di agire direttamente con la tastiera senza toccare il mouse. Ecco. Poi c'è l'Alt F2 che, come nel GNOME standard, cioè l'interfaccia grafica attuale, l'Alt F2 è quello che permette di eseguire direttamente dei comandi. Messo che si conoscano, si schiaccia Alt F2 ed appare questa finestra sovrapposta in semitrasparenza che permette poi di cercare un comando da eseguire, un programma, quello che è. Ecco. L'Alt F2 classico comunque, quindi Alt F2 finestra è fatto. Poi c'è, queste naturalmente, mi scordavo di dirlo, sono delle impostazioni di default, cioè standard. Appena installato Compiz sono già preimpostate queste. Nulla vieta, se uno non piace questo o ha bisogno d'altro, di come in Compiz normale. Qui, ripeto, chi è già abituato a usare Compiz non è nulla di nuovo. Si può cambiare ovviamente la scelta per difetto e mettere la propria. Comunque, noi lasciamo le cose come stanno. Per aprire il menu. Senza andare col mouse in cima allo schermo, si preme F10 e vedete qua in cima che si è aperto automaticamente il primo menu, il primo dei menu. Ce ne fossero di più, comunque si apre sempre il primo, quello più a sinistra, e così si può poi agire, andare con la tastiera, prendere fuoco il pannello superiore, si può agire, vedete, solo con i tasti. Poi c'è un'altra scheda, sempre per gli Unity plugin, che presenta altre opzioni tipo, ecco, la luce dietro delle icone, vedete, del launcher. Adesso sono diventate scure perché ho spento la, diciamo così, tra virgolette, la luce sotto le icone, sono diventate scure. Riaccendo come standard, vedete che ogni icona prende uno sfondo più vivace, insomma. Poi vabbè, questa opzione che pulsa l'icona quando si avvia un programma fin quando il programma non è aperto, ma sono tutte così finezze, piacevolezze grafiche che in realtà non servono proprio per il funzionamento. Poi animazione urgente se c'è qualcosa, un applicativo che richiede attenzione o che ha problemi, l'iconcina si scuote così un po', vabbè, giochini grafici. Ecco, il panel opacity, il pannello qui sopra, vedete, è messo a 0,5 al 50%. In realtà il pannello sarebbe completamente scuro per difetto. Io l'ho messo a metà perché mi sembrava più carino. Lo rimetto così. Aspetta un attimo, ecco, il 50%, vedete, semi-trasparente. Da un po' si vede un po' il violettino sotto dello sfondo, eh. Ecco, le icone del launcher, dicevo prima, che sono belle, belle grassottelle per facilitare il lavoro con le dita nei touchscreen. In realtà questo per difetto è grande 48 pixel l'icona, però può essere sia diminuita fino a 32, e le icone, vedete, sono diventate piccoline, piuttosto piccoline. Però c'è più spazio sul launcher, oppure possono essere anche ingrandite fino a 64, quindi vedete come sono diventate molto più grosse ancora dello standard. Poi si preme qui, si torna allo standard e voilà, ci siamo. Poi si parla di animazione del launcher che scompare in un certo modo, si possono avere diversi modi per farlo sparire e riapparire. Qui avere una sfocatura sotto quelle finestre scure, come abbiamo visto l'Alt F2, c'è o non c'è una sfocatura, ma veramente sono dettagli grafici che uno può guardarsi tranquillamente, ma non sono essenziali per il funzionamento. Ecco, questo è quanto volevo mostrarvi soprattutto con questo punto che parlo di plugin di Compiz. Ecco, l'importante è avervi fatto vedere che in realtà Unity non è altro che uno dei tanti plugin di Compiz. Per il momento chiudiamo qui.
E passiamo, diciamo, dopo questa corposa introduzione, passiamo a mostrarvi questo capitolo centrale, più importante, che è le caratteristiche dico in ordine sparso perché veramente sono tante cose, ho provato a tenere un certo ordine, ma man mano che le incontravo mi venivano in mente, le ho aggiunte, ecco, ad oggi. Queste sono delle caratteristiche che giudico interessanti per capire come usare Unity, apprezzarlo, se piace ovviamente, questione di gusti come sempre, e magari essere incuriositi e volerlo provare. Allora, a uno, come abbiamo già fatto finora, vediamo un po' i vari punti. Dunque, nel menu di sessione è stata aggiunta la nuova voce impostazione di sistema che apre il centro di controllo di GNOME. Ecco, menu di sessione io intendo. Spero che sia il nome giusto, proprio l'ultimo all'estrema destra, quello che permette di spegnere tutto, ibernare, cambiare utente, chiudere la sessione, scusate, chiudere la sessione, eccetera, eccetera. Ecco, in fondo c'è impostazioni di sistema. Questa impostazione di sistema apre appunto il centro di controllo, ecco, dove anche questo è già conosciuto, non è specifico di Unity. Ma col prossimo Ubuntu, appunto, è stato aggiunto in quel menu, quindi io volevo farvelo vedere, anche se, ripeto, non è specifico di Unity, con le varie categorie di impostazioni del sistema, insomma, ecco, vedete. Chiudiamo. Piccolino. Il menu delle applicazioni non sono più legati alle finestre, ma sono stati spostati nel pannello in alto, in stile macOS X, salvo rare eccezioni, la maggior parte delle applicative è già stata adattata a questa nuova disposizione. Lo scopo, ancora una volta, è quello di guadagnare spazio schermo per il singolo applicativo. Questo è un punto che vi ho già mostrato durante l'introduzione, quindi non ci perdiamo ulteriore tempo. Quindi menu, come ho detto, in alto qua, per qualsiasi finestra aperta. Poi, tenendo premuto il tasto super, ok, appare il launcher. La stessa cosa avviene andando con il mouse nell'angolo in alto a sinistra. Ecco, allora vediamo un po'. Io recupererei Firefox, che è comunque aperto. Ecco, adesso ovviamente il launcher è sparito perché la finestra è massimizzata. Allora, se io premo super, come ho già fatto vedere prima, appare il launcher. Se no sparisce, così come se vado con il mouse, vedete che si sta apparendo su questa parte in estrema sinistra che è un pulsante in realtà con il simbolo di Unity che permette di far apparire il launcher pure lui, vedete, solo andandoci sopra e neanche cliccando con il mouse è sufficiente farlo scorrere su questo pulsantone col simbolo di Ubuntu. Ecco qua, vedete, ho mostrato anche questo. Ecco, premendo e rilasciando il tasto super viene visualizzato il dash per la ricerca di file e applicazioni. La stessa cosa avviene facendo clic sul pulsante in alto a sinistra con il simbolo di Ubuntu. Ecco, allora io premo e rilascio il tasto super e appare questo qui si chiama, ecco, questi pannelli scuri semitrasparenti si chiamano in inglese dash e permettono, come ho appena scritto qua, lo metto sempre in evidenza il punto che stiamo trattando. Dunque, così come facendo clic, quindi adesso io lo faccio da tastiera, ecco, oppure posso fare clic qui sul pulsante e si ottiene lo stesso effetto. Allora, questo dash si ridimensiona dinamicamente a seconda del contenuto che deve contenere. Vabbè, questi sono comunque dettagli. Diciamo che se io cerco qualcosa, un applicativo, vedete che il dash sta diventando più alto o più basso, più ristretto a seconda di quello che io sto scrivendo qui in alto nel campo apposito di ricerca. Ecco, una cosa che forse ho fatto troppo in fretta. Vedete, c'è search, non è ancora tradotto in italiano. Vabbè, comunque appena appare il dash, uno dei dash perché vedremo che sono di più, già con l'Alt F2 abbiamo visto che, ecco, l'Alt F2
tipico di Gnome, anche lui ora lavora, non viene più visualizzato un dialogo normale di Gnome, ma questo suo dash, vedete che il cursore, diciamo, del fuoco è sempre già messo in un campo specifico dove si può scrivere qualcosa. In questo caso con l'Alt F2 esegue un comando. Con il dash clicco qui sul bel pulsante di Ubuntu e search, cioè cerca. Adesso per difetto vedete che ci sono delle categorie di ricerche disponibili, cioè cerca applicazioni media, multimedia, applicazioni internet, altre in genere, altre applicazioni in più, trovare i file, oppure applicazioni di uso frequente che può far comodo avere qui a portata di click, tipo Firefox, il gestore di foto, il gestore di mail, Evolution, lettore multimediale, eccetera, eccetera. Allora, la struttura base di un dash è uguale per tutti i dash. Dunque, ho detto c'è un campo in alto nel quale si può scrivere, quindi dico cerco un terminale, ecco che dopo poche lettere, anzi ancora meno, appare già terminale. Ora si può agire con il mouse e andare sull'icona per farlo partire, oppure si può andare anche solo da tastiera, si può andare con i tasti, col tabulatore, poi con le frecce, si può andare a scegliere, vedete che appare un contorno qua, come con il mouse appare un contorno. Ecco, se io mi muovo con le frecce della tastiera, il tasto tab, vedete che posso muovermi, mi appare il contorno dove ha il fuoco in questo momento l'icona, vedete? Ecco, quindi il principio è tutto lì, c'è un campo dove si può digitare quello che si ha bisogno, si vuole cercare, e sotto uno spazio per i risultati che può anche variare di altezza. E l'ultima particolarità è qui in basso a destra c'è un simbolino che permette di rendere a tutto schermo un dash. Praticamente facendo clic qua forziamo l'ingrandimento, ecco, vedete, è diventato grande. Questo se necessario, se il materiale è tanto che si sta cercando, se sono tanti oggetti, si può ingrandire per praticità. Poi con l'escape sparisce il dash di turno. Ecco, quindi abbiamo visto anche questo. Ci sono altri dash che vedremo nel seguito. Premendo il tasto F10 si attiva il menu globale, questo l'abbiamo già visto quando avevo aperto il Compiz config, quindi se faccio F10 non ho bisogno di far chilometri con il mouse per richiamare il menu, ma si apre da solo, vedete, aperto con il tasto F10, quindi concetto confermato. Poi altre scorciatoie da tastiera, vedi link, permettono un uso rapido e pratico dell'interfaccia senza necessariamente far capo al mouse. Questo è il concetto di fondo delle scorciatoie da tastiera. Alcune sono conosciute da chi usa già Compiz, altre sono specifiche di Unity. Per esempio, quando è premuto il tasto Super e il launcher è visualizzato, sulle prime 10 icone appaiono i numeri dall'1 allo 0, che sono le scorciatoie per avviare le rispettive applicazioni. Basta premere la combinazione super e numero e l'applicazione parte. Ecco, questo è una delle cose molto interessanti. Allora, il launcher in questo momento è visualizzato, perché è libero da finestre vicine, quindi sta lì tranquillo. Premo il tasto super e, come ho appena letto, vedete che appaiono dei numeri sovrapposti alle icone, dall'1, 2, 3, 4, 5 e così via fino allo 0, quindi 10 numeri. Poniamo il caso che voglio aprire il monitor di sistema, cioè la prima icona qui, ecco, monitor di sistema, contrassegnata dall'1, io faccio, premo il tasto super, lo tengo premuto e poi contemporaneamente 1, ecco, vedete? E appare il mio bel monitor di sistema. Ecco qua. Semplice, no? Trovo molto pratico. Questo
avanti così. Io direi.